a tutti e a tutte, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in una condizione terribile, sono totalmente struccata, quindi vi metterò in mostra le mie bellissime occhiaie da tirocinio. Sono qua per fare un video Get Ready With Me, quindi non lo facevo da anni veramente. È un video dove insieme ci prepariamo. Devo approfittarne per fare due chiacchiere con voi e devo fare un trucco molto easy, diciamo, per uscire a bere un caffè, niente di che. Però niente, ci tenevo a farlo insieme a voi e intanto a fare due chiacchiere. Ve lo faccio vedere subito. La MAC, grazie mille a questa azienda che io adoro. Assurdo che fino a 2 anni fa andassi là con la mia paghetta a prendermi il rossettino e che adesso questo mi venga praticamente omaggiato, insomma, pure è la realtà. Quindi tramite Octoly, la solita piattaforma dalla quale io ordino, ho visto che appunto stavano proponendo un kit con diverse colorazioni, che sono le loro colorazioni solite. Ho trovato Ruby Woo, che per l'amor di Dio, grazie mille, è tanta roba, però sono colori accesi. È un kit che comprende rossetto, un blush e un ombretto. Ho questi 3 prodottini che io cercherò di utilizzare in qualche modo in questo trucco, ma che, vi ripeto, sono colori forti. Quindi, se vi posso dare una dritta, se volete prendere questo kit, scegliete un colore nude tipo Velvet Teddy. Quindi grazie ancora alla MAC per avermi mandato questi prodotti e grazie ad Octoly che come sempre. Quindi vi lascio qua sotto i link e se vi siete interessati sono qua sotto. Oggi cercheremo di provarli tutti come posso. Partiamo dalle cose di cui vogliamo parlare. Vi ho chiesto su Instagram di cosa avremmo dovuto parlare in questo Get Ready With Me. La maggior parte di voi ha detto tirocinio, ovviamente non avevo dubbi, però altri mi hanno anche chiesto di parlare un po' di come mi tengo in forma, palestra, cose di questo genere. Quindi proviamo a parlare di queste cose, vedo dove arrivo, insomma. Cominciamo parlando del tirocinio. La domanda più gettonata sono in realtà non tanto com'è il mio tirocinio, ma come approcciarsi al tirocinio, perché molti di voi cominciano tra poco, ad aprile, come io cominciai l'anno scorso. E correttore, sapete che io non uso fondotinta, utilizzo il correttore. Adesso sto usando questo, ne ho già uno nuovo, di Deborah, ed è il numero 04. Approcciarsi al tirocinio. Innanzitutto sono arrivata alla conclusione che non c'è un approccio vero e proprio che sia uguale per tutti i tirocini. La cosa, secondo me, fondamentale da veramente è il rispetto. Nel senso che voi siete studenti, arriviamo in un reparto nuovo, cioè come è fatto un ospedale, per un po', no? Io l'anno scorso ero più o meno messa così, cioè come voi. Già da quest'anno, quando inizio un nuovo tirocinio, so cosa mi aspetta, no? Quindi il primo giorno è un giorno misto veramente di emozioni, di sensazioni forti. È un giorno di domande, tante, perché vi chiederete mai quello che fa per me, mi piace davvero, non mi piace, insomma. Consigli spassionati per il primo giorno, io vi direi assolutamente rispetto, perché che sia un infermiere grande, piccolo, è una persona che ha più esperienza di voi, quindi fidatevi di loro. Sempre chiedete prima di fare qualcosa, non fate mai nulla in autonomia finché non arriverete ad una certa esperienza. Non cadete nella trappola del guardo, osservo e non tocco nulla. Ci vuole una via di mezzo, quindi non prendete decisioni vostre, ma rendetevi utili, cioè chiedete, non so, posso fare qualcosa? Hai bisogno di qualcosa? Più siete propositivi, più loro vedranno voglia, no? Anche da parte vostra. Se voi state lì impalati con le mani dietro la schiena a guardare e a osservare, sicuramente imparerete, ma
non date una buona impressione. Cioè, ho avuto prova di questa esperienza, non su di me. Quindi primo consiglio è questo, secondo me. Cercate sempre di chiedere: posso fare? Posso darti una mano? I primi giorni insegneranno a prendere i parametri, a fare igiene letto, rifacimento letto. Dovete imparare molto bene come è fatto il reparto, la suddivisione delle camere, che vi sembrerà una cavolata, ma non lo è. Io prima di imparare dove sono le camere ci metto sempre 2-3 giorni, un po' di abitudine. Scusatemi, intanto ho messo già la cipria, che è questa qui di Essence, per coprire tutto. E questa è la mia base. So che è pochissimo, so che è quasi nulla, che le mie occhiaie traspaiono lo stesso, ma who care? A me non piace il fondotinta, quindi non lo metto. Di solito procedo con il trucco occhi. Cerchiamo di aprire questi prodotti della MAC per vedere come potrei usarli. Qui c'è un bellissimo blush, che è molto scuro e che non utilizzerò, altrimenti sembro Heidi. Di pomeriggio non mi piace, di sera è più idoneo. Però invece un bellissimo ombretto, che invece potrei cominciare ad utilizzare nella... qui, sulla parte del rossetto, che metterò per provare insieme com'è questo qui, che è appunto Ruby U. Quindi comincio, prendo un pennellino così, o illuminante ombretto, insomma, di Kiko, che è il 09, nella parte così. E quella è la cosa più importante, sempre essere propositivi, imparare un po' la disposizione del reparto, basta. Questi sono i miei consigli per i primi giorni di tirocinio. Prendo questo pennello, che è un pennello da sfumatura molto bello, tra l'altro ne metto veramente poco. Per quanto riguarda il mio tirocinio, c'è stata qualche domanda su come sta andando, come ti trovi, eccetera. Molto bene, ormai ahimè è finito, perché manca soltanto 10 giorni. E è stata un'esperienza meravigliosa, e dopo questo tirocinio, ahimè, riprenderemo le lezioni. Mi piace tanto perché riuscite a gestirvelo, nonostante sia un colore molto acceso, riuscite a gestirvelo anche in una modalità soft, cioè con questo trucco io mi sento molto a mio agio ad uscire al bar, nel senso, però se marcate molto viene anche un trucco carino per la sera magari. Super approvato. Di solito quando metto l'ombretto non metto mai eyeliner, un po' di matita nella rima interna dell'occhio. È andato molto bene questo tirocinio, mi sono trovata da Dio, ho imparato veramente tante cose e sono molto felice. L'ultimo argomento al quale vorrei rispondere è la parte sulla palestra, come mi tengo in forma, eccetera. È un percorso che è iniziato, mascara Essence ormai finito, è un percorso che è iniziato a maggio dell'anno scorso, perché io non mi vedevo più e nonostante fossi 2-3 kg in più di quanto sono ora, ma forse 2. Il problema erano la distribuzione, erano distribuiti male, prevalentemente andavano sull'addome, gambe, cosce. Io li volevo ridistribuire e quindi mi sono messa sotto, sto facendo degli allenamenti che mi ha costruito appunto un personal trainer, e ogni tanto divario, e sto prendendo molto alla leggera, nel senso ci vado 3-4 volte a settimana, raramente 4. Non sono più così tanto fissata come lo ero magari quest'estate, semplicemente perché vedo che ho ottenuto il mio massimale, il mio risultato a cui aspiravo tanto. Non potrei desiderare nulla di più al momento dal mio corpo, quindi non mi resta che continuare così senza però negarmi nulla. Cioè, se vado fuori a cena mi mangio il piatto di pasta, invece magari quest'estate ero un po' più restia, diciamo. Quindi questo è il trucco occhi, ora applichiamo il rossetto. Non faccio null'altro se non allenarmi e cercare di mangiare
diciamo, di non mangiare McDonald's tutti i giorni, di non, cioè, proprio quello non lo tocco più da ormai un anno e mezzo, cioè benino, insomma. Non mi ammazzo di pasta perché mi gonfia tanto, mangio molta carne, verdura di tutti i tipi, insalata, zucchine, peperoni, pomodori, tutto. Mangio del formaggio, mangio molta frutta, frutta secca, insomma. Alimentazione un po' varia, ha un profumo pazzesco. Io l'ho messo. Aiuto! Io non mi vedo per niente con questo rossetto, nel senso che lo metto raramente alla sera, magari quando esco, non lo so, però tipo per andare a bere un caffè io su di me non lo metterei mai, ma perché secondo me ho le labbra già molto carnose di suo, di loro, con molto esuberante questo, con questo rossetto. È per provarlo insieme, per fare un esperimento. Questo è il rossetto, è molto bella come colorazione, veramente tanto. Io ho anche Diva e Sin, che forse come colori, vedete, sono molto più scuri. Questo è Diva, Sin, questo è Rubin. Sono proprio delle sfumature differenti, cioè questi qua sono molto più tendenti al viola. E questo era tutto, spero che questo tipo di video vi sia piaciuto, non lo facevo da un po' di tempo, ma se vi piace potrei ricominciare a farlo. Vi mando un bacio e vi ricordo che vi ho lasciato il link ai 3 prodottini di MAC qua sotto, se vi interessano. L'unico che non ho provato è il blush, perché appunto mi sembra già abbastanza. E niente, detto ciò, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!